Ciao a tutte! Oggi video tag ideato da Nika di I Love Nail Art by Nika, che ringrazio per avermi taggata. Allora, il tag, video tag si intitola Cartopazia, portami via. Allora, iniziamo subito. Prima domanda, da quanto tempo è che ti piace la cartopazia? Allora, io sono sempre stata un amante di tutto quello che è la cancelleria, mi è sempre piaciuto disegnare e quindi diciamo posso dire da sempre. Poi a me è sempre piaciuto avere delle mini agende che tenevo nella borsa dove scrivevo cosa facevo, dove andavo nel weekend, insomma una specie di diario. Ultimamente sto recuperando ancora l'utilizzo delle agende e poi vi farò vedere che cosa ho. Quante agende possiedi? Allora, una è questa che sto utilizzando ora e l'ho fatta io tramite il sito Il Photo Album. Io faccio vedere e poi ve la mostro dopo, con su tutte le nail art che ho fatto, poi ve la mostro più dopo in un'altra domanda. Questa è una, poi vi ho detto 2, 3, 4 e 5, quindi in totale 5 agende. Quanto spendi al mese circa per le cose cartopazze? Non so dirvi una cifra, anche perché magari tante volte sono al supermercato a fare la spesa, vedo un biro che mi piace, dei quadernetti, quindi non so quantificare, comunque non esageratamente, su questo punto sono abbastanza brava. Poi, 4, cosa ti piace di più acquistare? Mi piace di più acquistare biro e quadernetti, fogli tipo cartoncini colorati, comunque che avete visto nei miei video di video acquisti cartopazzosi. Poi 5, mostra le tue penne preferite. Chiamata in arrivo. Ok, dopo la telefonata possiamo continuare. Domanda numero 5, mostra le tue penne preferite. Allora, intanto questa che scrive blu, mi piace tantissimo come scrive. E poi è bella perché c'è dentro tutti gli Swarovski e qua sopra il gommino da usare sui tablet e sul cellulare. Poi un'altra birra che mi piace tanto è questa, che è della Mitama, che ha la punta, non so se riuscite a vederla, è una punta strana fatta a pallina nera e scrive molto bene. Poi questa, che è una penna stilografica, non è di qualità altissima, infatti l'avevo pagata poco, ed è la Pelican. Poi ci sono queste penne in gel che avevo comprato alla Lidl tempo fa, sono tutte colorate, ci sono le tonalità metallizzate, quelle fluo e quelle coi glitter. Sono la bellezza di 30 penne. E poi uno degli ultimi acquisti che ho fatto, non sono proprio penne ma sono pennarelli, e sono questi, sono 12 colori della Mozart, e da una parte hanno la punta tipo tratto pen, mentre dall'altra hanno una punta tipo pennello da utilizzare per la calligrafia moderna. Infatti si chiama dual brush pen perché ha comunque i due lati. Poi domanda numero 6, il negozio dove più ti piace acquistare le cose cartopazze? Per adesso non ho un negozio in particolare, anche perché non ho ancora avuto la possibilità di andare da Tiger, che qui da me c'è, il più vicino è Bergamo, per cui dovrei prendere un giorno, andare a Bergamo e fare un giro Tiger e svaligiarlo. Quindi per il momento non c'è un negozio particolare. 7, cosa ti manca da acquistare che non hai ancora per l'agenda? Che non ho per l'agenda, diciamo, i divisori
poi potrebbero essere vari stickers, cartoncini, però diciamo in particolare questo. 8. Quanto dedichi al decoro della tua agenda? Io al momento non dedico tantissimo tempo, anche per il tipo di utilizzo che faccio di queste agende. 9. Mostra velocemente le tue agende. Ecco, adesso vi faccio vedere l'utilizzo che faccio delle mie agende. Allora, come vi dicevo, questa l'ho fatta sul sito Il Fotoalbum, ha la copertina rigida e ha un elastico per chiuderla. Dentro l'ho personalizzata io, quindi è fatta ad anelli, e io ho scelto lo sfondo delle pagine e le foto. Faccio vedere che ci sono i miei dati, questo è il calendario, e poi su tutte praticamente le ho fatte in questa maniera, quindi con questo sfondo a bollicine, e per ogni pagina c'è una foto di nail art che ho fatto nel 2015. Ve le faccio vedere un po' veloce, magari vi faccio vedere questa dove non sono ancora scritte. E questa è la parte finale. E questa agenda la uso più che altro per prendere appunti sui video che giro per il mio canale di YouTube, o comunque appunti per le nail art, su quello che devo fare e non fare. Poi l'altra agenda, questa che ho iniziato da poco, l'avevo presa al Lidl, è un'agenda scolastica che parte da settembre 2016 ed è la mia agenda per l'allenamento della corsa. Ho fatto una tabella di quello che è l'allenamento che dovrò fare per iniziare a correre. È un allenamento che dura 10 settimane, io al momento sono arrivata alla quinta, e praticamente dentro vi faccio vedere, per esempio, una settimana. È un'agenda settimanale, quindi qua ho segnato i vari allenamenti che ho fatto, ed è così. Carinissima, c'è lo scomparto per la biro e il suo elastico per chiuderla. Poi ho quest'altra agenda, che non è un'agenda, diciamo un block notice, un notebook, anche questo con l'elastico, l'avevo preso al Lidl, io ho fatto la copertina, e questo lo uso per la calligrafia moderna. Sto seguendo un corso online su YouTube. Sono arrivata alla B, e questa è un'altra agenda. Poi questa, che è un quadernetto più che un'agenda, e io l'ho fatta diventare l'agenda dei miei disegni. Adesso ho disegnato il gattino, poi ho disegnato questa e questa. Sto pian pianino, la voglio riempire di disegni che poi andrò a colorare quando ho tempo. L'ultima agenda invece è questa, che è in similpelle, ha la cerniera, quindi si apre con una cerniera, così. Dentro è fatta in questo modo, quindi qua si apre, si possono mettere dentro le cose, anche qui. Qui c'è una calcolatrice che va con l'energia solare. E poi è fatto in questa maniera, dentro è così, quindi la posso usare quando voglio, perché la data è aperta, non c'è l'anno, i fogli sono tutti così. Non l'ho ancora utilizzata. Qua dietro c'è un'altra tasca e qua c'è una penna, anche questa molto bella. Non l'ho ancora utilizzata perché vorrei aspettare il 2017. E queste erano le mie agende. Decima e ultima domanda, tagga chi vuoi. Allora, ovviamente taggo tutte le cartopazze. Io vendo un canale di nail art, non so chi di voi sia anche cartopazza, per cui le taggo in generale. E poi vorrei taggare Kika Snail, Tamara Xamin e Beauty for Fun. Poi ovviamente, ragazze, non offendetevi, siete taggate tutte. Spero che questo video vi sia piaciuto. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al mio canale
mettete un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!